Sale a 25 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia con le due forti scosse del 20 e del 29 maggio. Non ce l'ha fatta Sandra Gherardi, 49enne di Cento, ricoverata all'ospedale maggiore di Bologna, è morta ieri sera. Superata la primissima emergenza, ora è indispensabile completare la verifica degli edifici lesionati per avviare gli interventi successivi, lo ha detto l'assessore regionale alla protezione civile Gazzolo. Intanto arrivano le prime risorse. Saremo meglio di prima, ora verrà fuori la grande qualità degli emiliani. Con queste parole il presidente della regione Vasco Errani incita la popolazione colpita dal sisma e anche il cardinale Carlo Caffarra visita gli sfollati e dice risorgeremo. Ricorre oggi il 198esimo anno dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, sarà una festa in tono minore con uno schieramento ridotto a causa del sisma, la cerimonia trasmessa in differita su ETV Rete 7 a partire dalle 21. Il cantante ballerino americano Melvin Brown domani all'Auditorium Manzoni con la Ethno Jazz Pan Orchestra, vasto il repertorio dai classici come Georgia al tip-tap di Fred Astaire e Gene Kelly fino a Michael Jackson. Buonasera e benvenuti a ETG Bologna. È purtroppo salito a 25 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia principalmente con le due forti scosse del 20 e del 29 maggio. Ieri sera all'ospedale maggiore di Bologna è deceduta Sandra Gherardi, 46 anni di Cento, in provincia di Ferrara, alle 9 del 29 maggio, quando il sisma ha fatto tremare violentemente la terra. La donna è stata colpita dai calcinacci provenienti dai tetti circostanti. In stato di coma, Sandra Gherardi è stata trasportata all'ospedale bolognese e ricoverata in rianimazione, dove è morta 6 giorni dopo. E se il numero ufficiale delle vittime del terremoto è appunto salito a 25, segnaliamo anche il decesso di un'anziana donna che in fuga dalle zone terremotate ha perso la vita in un incidente stradale lungo la A14. Si tratta della 85enne Guglielmina Perna di Concordia, uno dei comuni del modenese più colpiti dal sisma. La donna viaggiava verso la Puglia con altre 4 persone per sistemarsi almeno per un po' di tempo in zone più tranquille. All'altezza di Pescara la loro vettura è stata tamponata da un mezzo pesante. Per l'anziana non c'è stato nulla da fare, ferite le altre 4 persone che viaggiavano con lei, una delle quali in modo molto grave. Ma intanto nei comuni colpiti dal sisma si guarda avanti sullo stato degli aiuti e delle risorse destinate ai soccorsi e alla ricostruzione. Oggi ha fatto il punto in regione l'assessore alla protezione civile Paola Gazzolo, il servizio di Gabriele Sciarra. A fronte di una disponibilità di oltre 15.500 posti letto, a oggi sono state accolte in strutture alternative delle zone terremotate poco più di 12.000 cittadini. Lo ha detto l'assessore regionale alla protezione civile Paola Gazzolo questa mattina nell'aula consiliare di Via Aldo Moro, facendo il punto sullo stato dei soccorsi e avvio della normalizzazione. Parallelamente, ha aggiunto la Gazzolo, proseguono a ritmi serrati le verifiche di stabilità degli edifici lesionati. Quasi 20.000 sono state effettuate dal primo sisma del 20 maggio, restano da controllare quasi 14.000, un lavoro che sarà terminato entro la settimana. Questo è l'obiettivo vero, censire la fotografia del danno, che diventa sicuramente una misura per poter definire chi può e non può rientrare nelle proprie case, quindi metterlo anche nelle condizioni velocemente, come ci chiedono tanti cittadini, di poter rientrare nelle proprie case. E dall'altra parte per strutturare su questo tutta la strategia complessiva per le fasi 2 e 3, cioè la fase ovviamente che passa dall'emergenza al ritorno alla normalità sino poi alla ricostruzione complessiva. Intanto non si ferma la gara di solidarietà che sta dando i suoi frutti, centinaia di migliaia di euro sono arrivati in regione da donazioni private, una decina di milioni dalle elargizioni via SMS, 150-200 milioni sono in arrivo dall'Europa che stanzierà ulteriori finanziamenti a sostegno della ripartenza delle imprese in un territorio che da solo contribuisce all'1,8% del prodotto interno lordo italiano. Ci sarà trasparenza e non solo, ci sarà anche condivisione nella destinazione e nei prossimi giorni avremo anche lo spazio per definire e mirarlo a progetti che siano veramente di utilità sociale, che siano quelli voluti anche dal territorio.
E oggi l'Assemblea legislativa, alla prima seduta dopo la giornata di lutto nazionale di ieri, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto. Il Presidente della Regione Vasco Errani ha parlato di ricostruzione e incoraggiato la popolazione. Vediamo. Stiamo reagendo. La ricostruzione avrà tempi lunghi, ma vogliamo partire subito. Saremo meglio di prima. Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani oggi a margine della seduta dell'Assemblea legislativa, durante la quale è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terremoto. Stiamo reagendo. Questa terra ha dei grandi valori e delle grandi radici. Stiamo reagendo e vogliamo costruire una percorso per la ricostruzione che certamente avrà tempi lunghi, ma vogliamo partire subito e vogliamo partire con trasparenza, legalità e grande efficienza. Attraverseremo questa fase difficile e saremo meglio di prima. Siamo in una delle realtà più sviluppate e avanzate d'Europa, ha ricordato Errani. È chiaro che i disagi dovuti al terremoto creino problemi, ma è proprio in momenti come questi che viene fuori la qualità degli emiliani. È chiaro che, per esempio, una situazione come quella di scosse che si ripetono, come è successo e speriamo non succeda più, creano ulteriore paura, ma c'è di fondo una grande qualità di questa gente. E questa qualità viene fuori, in momenti di difficoltà come questi viene fuori. E questa è una grande forza, è un grande motore. E la Regione darà contributi per la ricostruzione post-terremoto solo a chi non delocalizza, parliamo ovviamente di aziende. Saranno ammessi spostamenti parziali e temporanei solo se concordati, ha spiegato l'assessore alle attività produttive Giancarlo Muzzarelli. Sentiamo Giuseppe Pilloni. I contributi per la ricostruzione post terremoto saranno concessi solo alle aziende che resteranno sul territorio. E quanto ha deciso la Giunta Errani per evitare la fuga delle imprese, soprattutto le multinazionali, che si ritrovano con i capannoni crollati o danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio scorso e che in qualche caso hanno già manifestato la volontà di delocalizzare altrove. A lanciare il messaggio Giancarlo Muzzarelli, assessore regionale alle attività produttive, che questa mattina ha risposto in assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna alle domande di attualità di Manes Bernardini della Lega Nord e di Roberto Sconciaforni della Federazione della Sinistra. Va da sé ha scandito Muzzarelli che tutti i contributi europei, nazionali, regionali e locali saranno concessi esclusivamente alle imprese che confermeranno la loro permanenza sul territorio. L'area colpita dal sisma a cavallo delle tre province di Modena, Ferrara e Bologna produce circa l'1,8% del PIL nazionale. L'assessore ha aggiunto che la Regione ha dato totale disponibilità per affrontare i casi anche per spostamenti parziali e temporanei, ma concordati. A questo proposito, Vialdo Moro ha chiesto che nella casistica dei contributi alle imprese sia compresa anche la concessione di aiuti per la localizzazione temporanea di strutture gravemente danneggiate dal sisma. L'individuazione di aree o sedi idonee è stata invece affidata agli enti locali e alle associazioni di categoria che si sono già attivati in questo senso. Muzzarelli ha spiegato che in particolare con le multinazionali, ovvero le più esposte al rischio di delocalizzazione, sono stati attivati tutti i canali di contatto diretti e indiretti per scongiurare decisioni affrettate e motivate, incontrando finora disponibilità e comprensione delle difficoltà drammatiche del momento. Dei contatti che abbiamo avuto e che sono sempre in corso, ha aggiunto l'assessore Muzzarelli, abbiamo ragione di ritenere che il pacchetto che abbiamo predisposto incontri il favore dei nostri interlocutori, offrendo condizioni adeguate alla prosecuzione delle attività e degli investimenti in Emilia-Romagna, a condizione che si riesca a procedere in tempi brevi e certi. Ed è partita in queste ore la vendita del parmigiano reggiano recuperato dal crollo dei magazzini di stagionatura distrutti dal terremoto. L'obiettivo è quello di riavviare l'economia e l'occupazione con il prodotto simbolo dei territori colpiti dal sisma. Il terremoto, ricorda Coldiretti, ha colpito duramente i magazzini di parmigiano reggiano DOP, facendo rovinare a terra oltre 600.000 forme del peso di 40 kg l'una a causa del crollo delle scalere, le grandi scaffalature di stagionatura che
sono collassate sotto le scosse. I danni al solo Parmigiano Reggiano ammontano a 150 milioni di euro. Così, per sostenere le aree agricole colpite e favorirne il ritorno al più presto alla normalità, domani dalle ore 15 Coldiretti Bologna promuove presso il mercato di Campagna Amica di Via del Gomito 30 la vendita di Parmigiano Reggiano terremotato, già stagionato e controllato dal consorzio di tutela in tagli da un chilogrammo e al prezzo di mercato fissato dal caseificio di origine per evitare distorsioni e speculazioni. Prosegue intanto la gara di solidarietà aperta via web. In 4 giorni sono arrivate 17.000 mail di richieste di Parmigiano Reggiano alla email terremoto@coldiretti.it. Risorgeremo. Con questo incitamento l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Carlo Caffarra, ha suggellato la visita alla tendopoli di Crevalcore in provincia di Bologna, dove si è recato ieri sera per celebrare la messa. Vediamo. Dopo la Santa Messa celebrata all'asilo Stagni di Crevalcore, il cardinale Carlo Caffarra ha voluto incontrare gli sfollati del comune in provincia di Bologna. Prima si è recato nella palestra del centro sportivo, dove sono allestite le brande per molti cittadini, poi nella vera e propria tendopoli. Il cardinale ha assicurato che l'attività estiva di Estate Ragazzi, l'iniziativa che ogni anno la diocesi organizza nelle parrocchie per i bambini, sarà nei luoghi terremotati implementata e rafforzata. Perché questo è un momento fondamentale per i bambini, come voi potete immaginare, perché altrimenti il bimbo vede magari solo il papà e la mamma piangere o comunque parlare sempre di cose tragiche, e mentre ha bisogno, ecco, di questi grandi momenti di serenità. Un pensiero rivolto anche alla ricostruzione di quelli che sono i simboli in ogni comune, le chiese e i municipi. Il Signore ci aiuterà e sa Lui come farlo, perché Lui è sempre ricco di sorprese. So che queste comunità vedono nella Chiesa, come vedono nella Chiesa, come vedono nel municipio, un segno di identità proprio, no? Ecco, e quindi un luogo di coesione anche sociale. Il luogo dove la loro storia è stata narrata in fondo dai grandi eventi della vita, come ho accennato, la nascita, il matrimonio, no, il battesimo dei figli, il funerale delle persone care. Quindi con questi due, diciamo, convincimenti interiori, ecco, il Signore non ci abbandona mai. La grande forza di questo popolo, che si riconosce anche nell'edificio chiesa, risorgeremo. Continuiamo a parlare del terremoto, perché l'assessore alla protezione civile della provincia di Bologna, Emanuele Burgin, questa mattina ha fatto il punto sui danni causati dal sisma. Allora vediamo Burgin intervistato da Giuseppe Pilloni. I danni sono ancora ovviamente da quantificare. Si parla complessivamente in Emilia Romagna di una cifra di 5 miliardi di euro, che evidentemente è ancora molto acerba, in gran parte concentrata nella provincia di Modena, dove veramente tanti edifici sono letteralmente crollati. Noi abbiamo alcuni comuni pesantemente coinvolti, in particolare Crevalcore, Pieve di Cento, e poi dal primo sisma tutta la parte est, Galliera, in là fino a Molinella. Ovviamente i comuni dove ci sono edifici lesionati sono ben di più, ci sono già anche Minervio, Castello d'Argel, che hanno dovuto anche chiudere il municipio, trasferire, e poi evidentemente ci sono gli sfollati, principalmente nei due comuni che menzionavo prima, Crevalcore e Pieve di Cento, dove sono stati allestiti campi, tende, ricoveri. Anche San Giovanni è stato messo giù un campo. Siamo ancora in una fase in cui accedono ai servizi, chiamiamoli così, di protezione civile, sia coloro che hanno la casa inagibile e quindi non sanno dove andare, sia coloro che magari per paura chiedono un posto, chiedono un pasto, chiedono se possono piantare la loro tenda canadese di fianco alla tendopoli, perché evidentemente la paura è tanta ed è anche comprensibile che sia così. E la consigliera regionale dell'UDC Silvia Noè propone agevolazioni fiscali per chi mette a disposizione alloggi o capannoni a favore degli sfollati. La Noè ne ha parlato questa mattina sempre nel corso di Buongiorno Emilia Romagna. Sentiamo.
Come UDC, assieme all'onorevole Galletti, ieri abbiamo avanzato una proposta per riconoscere delle agevolazioni fiscali a tutti coloro che mettono a disposizione gratuitamente o a canone agevolato dei fabbricati, quindi degli alloggi o anche dei capannoni a favore degli sfollati. L'esempio di questa agevolazione fiscale potrebbe essere un azzeramento dell'IMU, oppure, siccome non vorremmo infierire anche nelle casse dei comuni, in particolare di quei comuni maggiormente colpiti dal sisma, prevedere che se l'azzeramento dell'IMU non è possibile, prevedere anche delle tassazioni agevolate, un intervento insomma sulla base imponibile IRPEF del reddito delle persone che concedono in affitto in modo vantaggioso beni immobili di loro proprietà. Quindi cercare di creare anche un'opportunità al di là dello spirito di solidarietà, ma anche un riconoscimento economico rispetto a chi decide di avere un gesto di questo tipo. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al terremoto perché ricorre oggi il 198esimo anno dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La celebrazione, come da tradizione, si tiene presso la caserma Mazzoni di Bologna, una cerimonia in tono minore all'insegna della sobrietà e con uno schieramento ridotto a causa del sisma che ha colpito le province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara. In programma la consegna delle ricompense a militari e reparti che si sono particolarmente distinti in attività di servizio, mentre i comandanti delle stazioni di San Felice sul Panaro, Cavezzo, Finale Emilia, Crevalcore e Sant'Agostino, i comuni più colpiti dal sisma, ricevono un primo riconoscimento dal generale Vincenzo Tomasone per l'assistenza e l'aiuto prestato alle popolazioni terremotate in questa difficile fase di emergenza. La nostra emittente trasmette la festa dell'Arma a partire dalle 21 circa di questa sera sul canale 10, sul 119 ed anche sull'829 di Sky. Noi adesso ci fermiamo, una prima pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in studio con ETG, prima di proseguire come sempre rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Sale a 25 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia con le due forti scosse del 20 e 29 maggio. Non ce l'ha fatta Sandra Aguirardi, 46 anni di Cento, ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna, è morta ieri sera. Superata la primissima emergenza, ora è indispensabile completare la verifica degli edifici lesionati per avviare gli interventi successivi, lo ha detto l'assessore regionale alla protezione civile Gazzolo. Intanto arrivano le prime risorse. Saremo meglio di prima, ora verrà fuori la grande qualità degli emiliani. Con queste parole il presidente della regione Vasco Errani incita la popolazione colpita dal sisma e anche il cardinale Carlo Caffarra visita gli sfollati e dice: risorgeremo. Ricorre oggi il 198esimo anno dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri, sarà una festa in tono minore con uno schieramento ridotto a causa del sisma. La cerimonia trasmessa in differita su TV Rete 7 a partire dalle 21. Il cantante e ballerino americano Melvin Brown domani all'Auditorium Manzoni con la Ethno Jazz Pan Orchestra, vasto il repertorio dai classici come Georgia al Tip Tap di Fred Astaire e Gene Kelly fino a Michael Jackson. Questa mattina il Bologna Calcio si è recato presso il centro di accoglienza di San Carlo, frazione di Sant'Agostino, in provincia di Ferrara. Stiamo vedendo in questo momento le immagini con una delegazione composta dal presidente Guaraldi, dal direttore generale Zanzi, da René Crin e alcuni giocatori della formazione Primavera. Oltre a dirigenza e staff sono stati distribuiti a tutti i bambini presenti alcuni gadget del Bologna, mentre in collaborazione con Alcenero e Biochimica sono stati consegnati alla protezione civile generi di prima necessità. Ma non è questo l'unico intervento di solidarietà del Bologna Calcio. Questa sera presso il centro sociale di Borgo Nuovo sulla via Porretana, il club rosso-blu di Borgo Nuovo, Marco Pavignani e il Bologna Football Club hanno organizzato una crescentinata con lo scopo di raccogliere fondi. Inoltre il Bologna sarà partner ufficiale del concerto che vedrà protagonisti alcuni artisti della nostra regione in fase di organizzazione previsto per il 25 giugno allo Stadio Dall'Ara con incasso a sostegno delle zone colpite dal sisma. Infine la società sta valutando la possibilità, non appena le squadre si rendano disponibili, di organizzare un torneo con protagonisti club professionistici delle province interessate dal terremoto.
e centinaia di appassionati hanno preso parte al 20° anniversario del Golf Club di Monzuno in provincia di Bologna, uno sport che sta prendendo davvero piede anche sotto le due torri. Vediamo. Forse i bolognesi avranno difficoltà a pronunciarlo in modo corretto, ma lo swing, il colpo tipico del golf, va forte anche in terra felsinea. Sono centinaia infatti gli appassionati che qualche giorno fa hanno preso parte alla festa per il 20° compleanno del Golf Club Molino del Pero a Monzuno. Erano presenti i soci, gli amici e gli appassionati, diversi i volti noti. Il programma ha visto prima di tutto un po' di sana competizione con la gara Friendly, formula louisiana a 4 giocatori, in sostanza una gara a squadre aperta anche ai non tesserati. Dopo la sfida si sono tenute ovviamente le premiazioni con il brindisi, la cena e tante altre iniziative. Particolare la storia del Golf Club Molino del Pero, nato dal recupero di uno degli antichi 28 mulini risalenti al XIX secolo, disseminati lungo il fiume Savena. Alcuni sono ancora visibili lungo le rive del fiume e non a caso danno il nome al tratto di strada in cui si trova il Golf Club, via dei Mulini. Insomma, un podere trasformato in un campo da golf a 18 buche dal presidente Arturo Filippini. E siamo allo spettacolo. A Bologna arriva Melvin Brown, che domani sarà all'Auditorium Manzoni con la Ethno Jazz Pan Orchestra. Il famoso cantante ballerino americano si esibirà con un repertorio che va dai classici come Georgia al Tip Tap di Fred Astaire fino a performance di Michael Jackson. Le immagini e la musica di Melvin Brown con Alessia Salvatori. A Bologna arriva lo straordinario Melvin Brown, che domani sarà all'Auditorium Manzoni affiancato dalla Ethno Jazz Pan Orchestra, fondata 4 anni fa dal direttore artistico del teatro Giorgio Zagnoni. Con Melvin Brown continua la grande tradizione dei cantanti ballerini americani. L'artista ha lavorato con i big della scena musicale come James Brown, B.B. King, Lionel Richie, Stevie Wonder e tanti altri. Melvin conquista inevitabilmente il pubblico anche con la sua risata profonda e contagiosa, mentre il suo tip-tap è una combinazione di passi dei maestri come Fred Astaire e Gene Kelly, e le sue performance sono costruite su musiche swing jazz di New Orleans, ma anche su musiche di Michael Jackson e Stevie Wonder. Il programma spazia da celebri cult quali New York, New York, When She Sends, Georgia, What a Wonderful World, fino a brani più rari quali Irish Dances, Higher and Higher, per arrivare a composizioni originali, Three Ladies e I'm Gonna Love You, solo per citarne alcune. I like to do a song for y'all. It's a song that was written by a friend of mine back in 1935. Don't try that at home, you don't get your voice back. Grande novità di quest'anno è la partecipazione attiva del pubblico, che dopo un anno di laboratori vocali con Luisa Cottifogli ha dato vita all'orchestra vocale dell'Ethno Jazz Pan Orchestra. Ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in studio con ETG Bologna per rivedere i principali argomenti del nostro telegiornale. Prima di chiudere, sale a 25 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia con le due forti scosse del 20 e del 29 maggio. Non ce l'ha fatta Sandra Gherardi, 49enne di Cento, ricoverata all'ospedale maggiore di Bologna, morta ieri sera. Superata la primissima emergenza, ora è indispensabile completare la verifica degli edifici lesionati per avviare gli interventi successivi, lo ha detto l'assessore regionale alla protezione civile Gazzolo, intanto arrivano le prime risorse. Saremo meglio di prima, ora verrà fuori la grande qualità degli emiliani. Con queste parole il presidente della regione Vasco Errani incita la popolazione colpita dal sisma e anche il cardinale Carlo Caffarra visita gli sfollati e dice risorgeremo. Ricorre oggi il 198° anno dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri e una festa in tono minore con uno schieramento ridotto a causa del sisma. La cerimonia trasmessa in differita su ETV Rete 7 a partire dalle 21.
cantante ballerino americano Melvin Brown domani all'Auditorium Manzoni con la Ethno Jazz Pan Orchestra. Vasto il repertorio, dai classici come Georgia al Tip Tap di Fred Astaire e Gene Kelly fino a Michael Jackson. Con questo è tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.